Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la nostra serie di interviste per il blog di Equilibrio Instabile. Oggi abbiamo una grande firma del giornalismo sportivo, Salvatore Lopresti. Buongiorno, grazie. Grazie a lei per la sua disponibilità. L'unico giornalista ad aver lavorato per i quattro grandi Giornali giornali sportivi sportivi italiani, italiani, sì. Ho l'Ordine, Corriere dello cominciato Sport. a Corriere dello Sport, poi sono passato per un breve periodo a Tuttosport, poi sono tornato a Corriere dello Sport Stadio, edizione verde, quella che si faceva a Bologna. Bologna, e infine nell'86 sono passato alla Gazzetta dello Sport, dove sono rimasto fino a quando sono andato in pensione. Nel 2002, ormai lontano 2002. Io ho guardato un po' la sua biografia, volevo sapere una cosa. Lei è iniziato agli inizi degli anni 60, se non sbaglio, no? Il giornalismo più o meno, 61, siamo in quel sì. periodo lì. Era un periodo di grandi firme, forse ancora più di adesso, no? Per esempio mi viene in mente Gianni Brera tra i più importanti. Com'era? C'era Antonio Ghirelli, che era il direttore del Corriere dello Sport, dove io ho cominciato. Sì, ce n'erano veramente tanti. Volevo sapere com'era per un giovane affacciarsi in un mondo dove c'erano delle grandi firme, cioè come si iniziava, un po' in punta di piedi, com'era Sì, l'ambiente? certamente in punta di piedi, però davano fiducia ai giovani. Allora c'era probabilmente meno protezione sindacale, per cui all'inizio facevi un periodo di apprendistato non retribuito o mal retribuito abbastanza lungo, però se avevi talento riuscivi a farti largo, e poi i direttori di allora insegnavano molto, cosa che credo non esista attualmente. Sì, non c'era la gelosia delle proprie No, capacità, si cercava di far crescere. sicuramente, se un direttore individuava un giovane su cui poteva porre delle speranze, lo aiutava, lo lanciava. Io per esempio in 15 giorni sono stato lanciato, mi ha mandato prima ad inviato a fare una partita di Serie B e 15 giorni dopo un Cagliari Juventus. È Quindi stato un inizio subito molto impegnativo. cioè, inizio no, perché ormai al giornale c'ero da 2-3 anni, facevo il lavoro interno di cucina, curavo le pagine regionali e poi avevo seguito un po' una squadra di Serie C di Roma, la Tevere Roma, in cui giocavano Scaratti, Superchi, Meco, giocatori C'era di un già. certo livello che fecero abbastanza carriera, insomma. Volevo chiederle anche un'altra cosa. Ho visto che lei non ha seguito solo lo sport, mi scusi, non solo il calcio, ha seguito lo sport tutto, ma non solo il calcio. E volevo sapere anche grandi manifestazioni internazionali, mondiali, la Formula 1 ho Sì, visto l'unico anche. sport che ho seguito con una certa continuità è stata l'automobilismo, la Formula 1, Ah. anche perché c'era un retroscena, a me l'automobilismo piaceva, i motori, gli sport di motore piacevano. All'inizio, quando entrai a Corriere dello Sport, a un certo punto andò in pensione il titolare della rubrica dell'automobilismo, e allora dentro il giornale ci candidammo in due. Passò l'altro all'automobilismo, mio caro amico Renato Dulisse, adesso anche lui in pensione, e io finii al calcio, che fra l'altro era la mia prima passione, insomma, È andata quindi bene, sì, è andata bene, comunque. ma non mi sarebbe dispiaciuto dedicarmi più completamente all'automobilismo. In che anni ha seguito l'automobilismo per quel breve periodo? Che Ma anni l'ho erano? seguito nell'86, l'anno di Arboreto, che Arboreto arrivò secondo. Capito. Vabbè, è stato anche un No, anzi, anno 85, pa perché particolare. l'86 passai alla Gazzetta, sì, ho seguito parecchi Gran Premi. E io volevo fare questo collegamento per chiederle, di tutte le grandi manifestazioni che nel corso degli anni lei ha seguito, qual è stata quella più emozionante, o il momento più emozionante, la partita più emozionante che lei ha potuto seguire dal vivo come inviato? Ma la partita, partite emozionanti ce ne sono state tante. Gli eventi sono stati probabilmente i mondiali del 78 e poi alcune finali di Champions della Juventus, come quella del 73, finita come ricordiamo con una sconfitta di misura per mano dell'Ajax, poi anche quella del 96, finita con la vittoria della Juventus.
mentre nell'85 ad Atene, nell'83 ad Atene e nell'85 all'Eisel non c'ero, l'ho visto per televisione, perché ero in un periodo in cui facevo lavoro interno al giornale, quindi non sono andato. Sì, ho capito, ho capito. E volevo sapere una cosa che mi ha incuriosito vedendo un po' l'evoluzione del suo lavoro negli ultimi anni. Adesso le squadre di calcio, soprattutto quelle molto blasonate, hanno una vita interna, diciamo, molto blindata, Sì, no? Ci certo. sono queste conferenze che sembrano prestampate, Sì. prestabilite. E invece, almeno parlando con lei e con altri suoi colleghi degli anni passati, voi avevate un po' più di libertà, c'era un po' più di confronto con i calciatori in prima persona, con gli allenatori. Sì, ma tanto allora, fino ai primi anni di Trapattoni, diciamo, fino all'inizio degli anni 70, anche alla fine, fino all'inizio degli anni 80 forse, quando si andava allo stadio si vedeva regolarmente gli allenamenti, cioè l'allenamento a porte chiuse era un'eccezione, adesso è la normalità. E ogni tanto il sabato mattina facevano allenamento a porte chiuse e noi andavamo sulle gradinate dello stadio a vedere, a svirciare lì al campo combi. Però poi il tempo delle informazioni si trascorreva nello stanzino dell'allenatore, nello spogliatoio Sì, dell'allenatore. c'era proprio un contatto E diretto, sì, si parlava. e si parlava da amici, non da. E quindi ogni tanto ti dicevano delle cose, mi raccomando, questo Sì, non scriverlo. certo. Però si venivano a sapere tante cose e si capivano tante cose. Sì, le Si dinamiche si capiva capivano. perché un giocatore giocava e l'altro non giocava, si capivano quali erano i pregi e i difetti dei singoli giocatori. Si imparava molto, fra l'altro. Io quello che infatti volevo chiedere proprio quello, cioè, era possibile al di là del mestiere, del lavoro e della propria professionalità instaurare dei rapporti che andassero un po' al di là del classico rapporto, Ma diciamo, tra sicuramente professionisti? con qualche giocatore, qualche allenatore sono instaurati rapporti di amicizia anche al di fuori del calcio. Era fattibile, no, però adesso sembra tutto un mondo molto più Sì, ovattato, adesso è tutto ecco. blindato, non si può parlare. Ma siamo arrivati al paradosso che un giorno la Juventus mi ha chiesto un'intervista a un suo giocatore, Miccoli, Ah, da sì. pubblicare su Rai Juventus. Ah, sì, Quindi proprio l'organo l'organo ufficiale. ufficiale loro, che sarebbe stato controllato da loro, ho dovuto fare l'intervista in presenza di uno dell'ufficio Sì, un stampa. po' E esagerato. è un po' umiliante, infatti ho lasciato perdere, basta. Un po' esagerato. Cercatevi qualche altro. E poi un'altra cosa che mi interessava, lei comunque è andato ospite anche a diverse trasmissioni sul Toro negli ultimi anni e segue comunque le due squadre torinesi, ecco, Sì, da certo. appassionato. Volevo sapere il suo parere sulle squadre di quest'anno, su che cosa possono ambire. Diciamo, una si è rafforzata con, diciamo, diversi innesti, che quello, diciamo, il Toro non vendendo i suoi pezzi pregiati, invece la Juve, diciamo, ha venduto un pezzo pregiato come Guain, ha acquistato Cristiano Ronaldo, che comunque anche dal Sembra punto di vista molto mediatico, più pregiato, sembra. ecco, volevo sapere dove possono arrivare secondo lei queste due, le nostre due squadre, la nostra città, Ma ecco. la Juventus, dopo 7 scudetti consecutivi, visto che si è rinforzata, non si sono rinforzate adeguatamente le altre, soprattutto l'Inter, cioè l'Inter è quella l'unica che si è rinforzata, diciamo, adeguatamente, io penso che sia avviata verso l'ottavo scudetto, no? Se non succedono cataclismi, cioè non vedo una squadra in grado di avere una continuità di rendimento, una voglia di vincere superiore a quella della Neanche il Juventus. Napoli di Ancelotti, secondo Ma lei. il Napoli probabilmente giocherà meno bene, ma diventerà più concreto. Bisogna vedere, però al Napoli manca qualcosa, anche quest'anno a livello di ricambi. Se la panchina è un po' più La corta. panchina un po' corta, qualche giocatore manca, anche se farà un recupero importante come Gulam, che però è appena guarito. Sì. Mentre il Torino credo che abbia delle buone prospettive. Mazzarri gli ha dato un'impostazione molto, molto concreta. Molto equilibrata, e questo adesso bisogna vedere se risolve il problema di far coesistere Belotti, Zaza e Iago Falchi, che secondo me è uno dei pochi giocatori indispensabili in questa squadra. Sarebbe un bel trio, ecco. Sarebbe un bel trio, però bisogna che il centrocampo sia molto rude, molto, molto robusto, in grado di equilibrare gli eventuali scompensi provocati dai tre attaccanti. Comunque Iago Falchi è uno che anche in fase di non possesso aiuta la squadra abbastanza. Zaza è uno che si muove molto. Se si inquadra anche lui in quest'ottica, io penso che il progetto Tridente possa anche decollare. La difesa è abbastanza
tranquilla, abbastanza attendibile, anche se ogni tanto capita lo svarione, ma l'errore umano c'è sempre. Il centrocampo ancora non mi convince molto, perché non vedo uno in grado di costruire il gioco. Un leader, l'uomo che gioca davanti alla difesa, quello che una volta era il regista, quello che doveva essere Valdifiori e che non è stato, non lo vedo. Forse è l'unica lacuna che ha questa squadra. Ok, io la ringrazio per questo incontro molto interessante a cui noi tenevamo molto e siamo riusciti a organizzare. E oltre a ringraziarla, do l'appuntamento a chi ci vorrà seguire per le prossime interviste. Grazie a tutti.